Presidente, colleghi, una donna deve sempre dare il consenso espresso e può sempre dire di no fino all'ultimo minuto. Una donna può trovare il coraggio di denunciare anche dopo mesi e nessuno può mettere in discussione questo principio, neanche Grillo. Indipendentemente da come siano andati i fatti, e non compete a noi giudicare, e noi non siamo garantisti alla carte, non siamo garantisti con gli giustizialisti con gli altri e garantisti con i figli, noi siamo garantisti con tutti, quindi aspetteremo quello che dirà la magistratura. Ma questi due principi sono stati messi in discussione da Grillo nel suo video e questo è inaccettabile. E noi lo denunciamo, Presidente, tramite lei all'onorevole Crippa, non per una lotta politica, ma per non vanificare anni di lotta per attuare la dignità, portare avanti la dignità e i diritti delle donne. Il video di Grillo è stato di una gravità inaudita, anche perché è entrato nel merito della questione. Bisogna essere garantisti, che significa però certamente neanche criminalizzare le vittime, certamente non dire è innocente perché non l'hanno arrestato in 2 anni. Bisogna rimanere neutri. Questo non è stato fatto. E poi non è Grillo che ci ha spiegato in questi anni che bisogna avere totale, cieca fiducia nella magistratura? E allora non è che voi avete fiducia nella magistratura solo quando le questioni riguardano i vostri avversari politici, solo quando riguardano gli altri. Quindi no, non va bene, è una brutta pagina. Io sono contenta che alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle si siano pronunciati in critica. Mi aspettavo che in quest'Aula lo faceste con più forza. Ripeto, noi della Lega rimarremo garantisti, non sappiamo come finirà il processo, ma condanniamo la spettacolarizzazione dell'evento che è stata fatta dal leader del Movimento 5 Stelle, spettacolarizzazione di un evento che coinvolgeva 2 giovani donne. Aspetteremo, ma speriamo che accadimenti di questo tipo non succedano più. E speriamo che si levi la denuncia non solo di tutti quei movimenti, penso al MeToo, che in passato hanno denunciato eventi ancora meno gravi o altrettanto gravi, e mi aspetto anche che donne simboliche del Movimento 5 Stelle, come la Raggi, spendano una parola per i temi di dignità femminile.